sala di è originale di Louis Vuitton, costa dalle 700 alle 800 euro. Bello, bello, storico. Ah, beh, bello. Bella questa. Questa è già qui. È ripreso di cappello. Belli, eh? Ah, ma sono leggeri. Trovo della Pampers. Che meraviglia! No, sai, è la mia misura, anche questa sono. No, questi sono piccoli. Sì, lo so. Cara, ma io dove va la stanza tutta? Mettiamo così. No, è vero, mi rendo conto, però un Chanel ti rimane sempre. I Pucci. No, per chi? Qui c'è scritto Emilio Pucci. Cavoli, questi sono belli, questi mi piacerebbero. Quanto costano? Prova a chiedere. Mamma mia, è orrendo. È però tutto in turchese, guarda la mano. Una palla vintage. Le vite, alte, addirittura fino qui e poi portate tutto. Che bello questo, guarda, dama d'altri tempi. Guardare
sinistra. Ma è stato un momento di ricordare il ciclo di un vento, quello roba di volano. Ma tiro fuori con loro. Infatti abbiamo dovuto tirare. Amore? Saluta? Guarda, amore. Ma bello questo. Però non sa più dov'è. Tipo una cosa così che viene 150, è bellissimo, è una bomba. Quello più costoso in assoluto è questo qua, ma è praticamente un pezzo da museo. Immagino che non mi interessi, però questo qui è quello che c'è. Lira, non sono mai stati messi, ci vanno solo le pile. Guarda, non ti dico, sono quei pezzi in lira. Per 5 euro, guardi, è veramente... No, guarda anche questo, che bello che è. Madonna, anche questo. Che non è roba cinese, è che ti devo precisarlo. Belli questi. I gemellini, hai visto? No, ce n'erano, cominciavano a venire, ma ancora non si erano messi. Che meraviglia, guarda con gli orecchini qua. Mamma, guarda. Questo cos'è? Amore? Che stile. Cioè proprio questo è, cos'è, anni 20? Non so. Ah? Non so. Questo potrei prendere a mettere sulla giacca. Allora amore, come hai trovato il mercatino vintage? Ma diciamo che l'unica cosa veramente vintage ero io.